fenomeno assurdo questo. È la pura verità, perché ragazzi, Dominic Paris vince per la quarta volta in Coppa del Mondo in questa stagione, vince ancora nella discesa di Soldeo, nelle finali di Soldeo. Purtroppo questo non basta per aggiudicarsi la Coppa di specialità che va a Boyd Foyth, o a Beat Foyth, come si pronuncia, non si sa, come che la vince di 20 punti su Dominic Paris, purtroppo. Diciamo che il regolamento secondo me è un po' da cambiare, perché i punteggi fissi sono sicuramente secondo me da cambiare, perché non è possibile che uno come Foyth, che ha vinto una gara in stagione, vada a vincere la Coppa del Mondo di specialità ai danni di Dominic Paris, che ne ha vinte 4. Insomma, anche questa cosa mi sembra un po' strana. Sicuramente, secondo me andrebbe regolamentata meglio, perché è da anni che vince il più regolare, ma non il più forte. Perché anche quando ne vinse due di fila a Phil, soprattutto la seconda, dove non aveva vinto neanche una gara, i più forti erano Paris e Jansrud. E anche quest'anno, secondo me, è vero, Foyth è un campionissimo, e quello non lo mettiamo in dubbio, però secondo me Paris quest'anno se la sarebbe meritata. Speriamo arriverà quella in Super G, ma comunque anche oggi una prova impeccabile, impeccabile di Dominic Paris, in forma smagliante. In questa stagione si sta dimostrando ampiamente, e ripeto, ampiamente il migliore. Secondo me 5 spanne sopra gli altri quando è in forma così. E Paris in questa stagione comunque sta dimostrando anche di aver assunto una certa continuità di risultati, che in questa stagione comunque ce lo sta ampiamente dimostrando. Secondo Jansrud, terzo l'austriaco Steinberger, mi pare sia al primo podio, peraltro in Coppa del Mondo. E arriva sesto Foyth, sesto, quel che basta proprio per mantenere un vantaggio di 20 punti su Dominic Paris e aggiudicarsi la coppa di specialità. Peccato, 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 ma anche oggi Paris ha sciato alla grandissima nella parte finale, ma anche in cima comunque si prende degli anticipi splendidi, una linea stratosferica, fa un sacco di velocità Paris, proprio deve prendersi gli anticipi a volte in curva e prendersela un po' più larga, perché e sta veramente andando come un missile, quindi a volte si deve prendere qualche anticipo, perché la sua velocità è veramente incredibilmente sostenuta. E quindi, insomma, anche oggi si è dimostrato troppo superiore rispetto agli altri. Quindi, comunque, grazie Dominic Paris, la stagione è sicuramente migliore per l'altoatesino sin qui in carriera. Quest'anno veramente ai limiti della perfezione. Peccato proprio nelle prime gare che abbia gettato via un po' di punti, perché lì comunque è arrivata la vittoria di Foyth, perché nelle prime gare Foyth ha sempre o vinto o arrivato sul podio e mai oltre la sesta posizione. Invece Paris nelle prime due gare in Val Gardena aveva fatto un 17° posto e un 12° posto. Peccato, perché Paris poi è salito con l'avanzare della stagione e andando proprio verso il mondiale. Comunque, grazie Dominic Paris. Grazie Dominic Paris. E adesso ci andiamo a giocare la Coppa del Super G. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate. Lasciate una valanga, mi piace al video. Condividete questo video e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Sempre, sempre, sempre forza Dominic Paris. Ragazzi, anche come sequel, dico la cinta mettetela sempre in macchina. E arrivederci, ragazzi, al prossimo video.